Un cupo, a livello cromatico. Simone Barbato, ciao Simo. Guarda qua. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti amici, ciao, a tutti amici, ciao, e anche a lui, come tutte le sere, colui che è in collegamento dalla sedia vuota, in collegamento da Torino. Posso dirlo, Ma certo, Paolo? come no? Marcello Chiricò! Bravissimo Simo, Bello complimenti, però, sì. grande performance come al solito. Vi assicuriamo che Marcello c'è, torna come al solito qualche secondo dopo che Simone ha parlato, quindi ci aspettiamo che adesso appaia. Eccolo qua! Ciao Marcello, ben Ciao! ritrovato, No, ha buonasera anche detto a ciao, te. io ho salutato, ciao e ciao. Va vestito così, può fare tutto, diciamocelo chiaramente, uno che ha la personalità di vestirsi così Comunque può intonato, eh? È tutto. intonato. È certo, è Intonato, molto tenore. intonante, è molto Intonato, intonante. intonato. Va bene. Eccoci qua, ben ritrovati. Allora, Simone, su Lazio e Roma cosa c'hai da dire? Guarda, domanda aperta, vai. Tema libero. Fateci largo che passamo noi, Non volevo una i canzone. giovinotti desta Roma bella, Questa Paolo Lazio Marcello bella. fatto col pennello. Paolo, scusa? Di sta La Lazio Lazio bella, bella, dice. dice. Ah, di Qua calcio? trattiamo calcio, sì. Ma Lazio e Roma sono due squadre che lotteranno per un posto in Europa Ok, League. grazie mille. Ah, proprio la Lazio l'ha bocciata, quindi. Nel frattempo Ma di chi è il vedo. compleanno, scusa, Barbato? Attenzione, Mourinho in uscita se ne va. Se ne va e non torna più, non torna mai più. Questo ve lo posso dire a tutti i telespettatori Dove, gentili. scusa, da no? Ma in uscita da cosa, Attenzione, scusa? Juric, Da Juric, cosa? Juric, attenzione, se ne va via, Juric, Pendolino attenzione. sull'allenatore. Attenzione, No, Juric se ne scusa. va via, attenzione in ballottaggio De Rossi e attenzione si inserisce Lampard nella trattativa, De Rossi, Lampard, Lampard, De Rossi, attenzione, ma c'è il colpo di scena, il ritorno di Francesco Totti Mancini. sulla pallina, attenzione, il No. colpo di scena, signore e signori, il ritorno di Francesco Totti, questo ha detto, No, non però ha il scusate patentino perché. Ah, forse. quindi c'è no. Fa l'allenatore giocatore perché torna a Torna a giocare. giocare e allena. Però scusate, Adesso tutto torna. Ben ritrovati, ben ritrovati. Allora, siamo tutti abbastanza tranquilli. C'è invece una persona che sta entrando in trance. Lo vedo. Eccolo là. Attenzione, attenzione, la sfera magica che si trovava nell'est Europa per fare la previsione di un campionato bosniaco si stacca lievemente, attraversa tutta l'Italia, va verso ovest in uno scontro tra i due venti, il Libeccio e lo Zefiro praticamente si va a posare nella terra della Taurinense. Benvenuti signore e signori nella città della Mole Antonelliana, l'edificio in muratura un tempo più alto del mondo. Fu completata lo stesso anno in cui venne inaugurata la Torre Eiffel, monumento al quale venne per molto tempo paragonata. Sì, però anche se effettivamente la Torre Eiffel è più così, mentre invece la Mole Antonelliana è più una cosa. È più. È proprio Vabbè, così, eh. scusate la digressione piccola personale. Attenzione, la struttura in un tempo aveva in principio la funzione di sinagoga, mentre in un secondo tempo prese la funzione di antenna cittadina. La leggenda della tradizione legata alla magia bianca vuole che la misteriosa antenna continui ad irradiare la città di energia positiva. Il campo energetico dell'antenna caricherà oggi la squadra granata oppure la squadra bianconera? Lo sapremo nei prossimi secondi. Vai. Inizia la partita subito Sanabria che si beffa di gatti facendo oscillare la gamba a mo' di pendolo impazzito. La palla c'è? La palla non c'è. La palla c'è? La palla non c'è. C'è? Non c'è. Attenzione, gatti! Gatti disorientato come fosse in una selva di ginepri in cerca di funghi e quando si accorge del pallone Sanabria l'ha già messo nel sacco! 1-0 per il Torino! Ora i bianconeri cercano il pareggio con il folletto Conceição che passa sotto l'ascella di un avversario, sotto le gambe di un altro, volteggia intorno ad un altro giocatore granata che perde l'equilibrio e la mette in gol con un rasoterra imprendibile e millimetrico! 1-1! Ma la zebra continua a galoppare, galoppa, galoppa con Vlahovic che serve Fagioli che gliela di tacco la botta di Abbiamo Vlahovic e la palla in rete
2-1 per i bianconeri. Mancano 2 minuti alla fine della partita. Attenzione, ma attenzione, c'è un parapiglia incredibile, un parapiglia tutti contro tutti. Forse un giocatore serbo, forse proprio il giocatore serbo, autore del gol, deve aver detto qualcosa inerente alla sorella di Ricci. No. Attenzione che lo prende per il collo, non la sorella di Ricci, ma Ricci lo prende per il collo, gomitata di Vlahovic, espulso Ricci, espulso Vlahovic, tutte e due sotto la doccia. Ora il Toro attacca più volte il manto erboso prima di partire alla carica, slalom di Bellanova che serve Vlahovic in area, messo giù, calcio di rigore, espulso Thiago Motta per proteste. Ecco. Attenzione, attenzione, ancora un po' di parapiglia e si presenta sul dischetto sempre lui, Sanabria, il tiro, gol! E finisce così la sfera magica, il Torino batte la Juventus 2-1. Paola Telalini. A Marcello. Simone sulla Juve? Ma io anche dico qua che domanda aperta. Il derby è sempre il derby. Bellissima. Anche quasi commovente, bravo. Soltanto con lo Young Boys, certamente, al di là del risultato, perché lo Young Boys ha fatto la partita. No, anche con l'Arsenal, però. L'Arsenal, sebbene in secondo livello. Okay. Con lo Young Boys, voglio tornare al discorso che psicologicamente non sente le partite, quando dà per scontate le partite ha stimoli psicologici molto bassi. Cioè, tra poco arriviamo, è inutile che mi mandi dei segnali, capito? No, posso marci, con quel cappellino da compleanno. Scusa, no, io volevo dire una cosa, Paolo, ha ragione Paolo sul fare il... No, Napoli. Scusate se guardo il cappello, ma stavo praticamente controllando i meccanismi, perché prima durante il derby appunto Torino-Juve ha detto 2-1 quando in verità era 2-2. Certo. Sembra tutto a posto, forse si è fatto prendere da... diciamo dall'interismo, quindi, stai dando la colpa al cappello, quindi forse si è fatto prendere dall'interismo dell'individuo che lo indossa. Scusa, mancano 48 ore. Attenzione, la sfera magica ora, che sono in trance, si va a posare di fianco all'ippodromo di San Siro. Gentili telespettatori, benvenuti allo Stadio Meazza, dove questa sera si farà la storia. L'internazionale di Simone Inzaghi, ex azzurro, oggi neroazzurro, affronterà il Napoli di Antonio Conte, ex nerazzurro, oggi azzurro. Ed è in questo gioco di incastri, di intrecci e di scherzi del destino che gli irrigatori del campo, dopo aver bagnato il tappeto verde, si chiudono sotto il manto erboso della scala del calcio. Cos'è questa cosa? Gli irrigatori. Ah, gli irrigatori. È vero? Tra i tifosi del Napoli si inneggia l'attaccante nero in maglia azzurra. Oh mamma, sai perché mi batte ancora il sol? Ho visto Rom Lukaku. Tra i tifosi dell'Inter invece si inneggia l'attaccante nero in maglia nero e azzurra. Siamo venuti fin qua per vedere segnare Durham. Attenzione, iniziano le ostilità. Subito l'architetto Çalhanoğlu che col pallone disegna un arco a tutto sesto per la testa di Durham, che invece si china e la colpisce di tacco al volo imbeccando sulla sinistra Barella, che sempre senza fare cadere il pallone fa due palleggi di coscia in corsa, poi prova la botta e la palla sotto l'incrocio dei pali. 1-0 per l'Internazionale. Non avevo dubbi. Ora per i partenopei, scende giù dalle montagne del Caucaso il georgiano Kvaratskhelia, che mette in campo tutta la sua tempra di uomo duro, abituato ad ogni condizione atmosferica. Neanche i 60.000 ululati e cingulati e fischi del popolo di San Siro riescono a scalfirlo. Penetra come un cuneo dentro un tronco di legno nell'area interista, prova il tiro, respinge il petauro volante Ian Sommer, ma la palla arriva a Politano che sulla mattonella di Fabio Grosso prova la conclusione e la palla in rete. 1-1, attenzione! Gol dell'ex. Manca un minuto alla fine della partita. Ora tutta l'Inter ci prova, perché ancora un gol vorrebbe dire vittoria, scavalca il Napoli e primato in classifica. Lautaro ruba il pallone tra i piedi di Lobotka e lancia lungo a cercare l'inserimento di Dumfries, che entra in aria, tira e la palla in rete! 2-1 e si chiude con la sfera magica. Ma basta. L'Inter allo stadio di San Siro ha battuto il Napoli 2-1 e io Paolo ti do la linea. Grazie caro. Allora, quindi 100% di vittoria Inter con le sfere magiche di Simone. Nelle ultime 9 partite 8 vittorie. Senti, ma controlla di nuovo il cappellino, capito, perché all'inizio hai detto che Conte ex nerazzurro adesso in azzurro e Simone Inzaghi ex azzurro adesso in azzurro. Certo, perché Inzaghi era la Lazio che azzurra. La Lazio è celeste. No, è azzurra. È celeste la Lazio. È azzurra. Celeste.
è azzurra. Ma chi se ne frega che la Lazio? La maglia azzurra. Sì, ma a prescindere, stiamo parlando di internato, che fosse la Lazio, ma chi se ne frega? È un gioco di incastri e di intrecci che si intrecciano, si divide e poi... Cioè... No, io comunque sono sorpreso. Che appunti stai prendendo, Barbato? Che cosa stai scrivendo? No, stavo scrivendo appunto la... Stai giocando a Tris, di la verità. Bravo. È vero. Immaginavo. Con le tue due personalità. Simo, come accoglieresti? Non so se domani sarai, domenica sarai allo stadio, sarai allo stadio? Facciamo finta che tu lo sia. Come lo accoglierai, Lukaku? Ma Paolo, lasciami stare con Lukaku. L'anno scorso sempre la maschera, mi mettevo tutti gli anni. Adesso dove la maschera, ti ricordi? Ma cosa vuoi che ti dica? Però hai preso Turan, eh? Ma Simone dopo come ha trattato, lo accoglierebbe. Guarda, lucido, vabbè, è appena arrivato da una festa di compleanno di bambini di 8 anni. Già lo so, il Milan perde, posso andare. Ti posso dire, secondo me va in vantaggio il Cagliari pareggia, però non lo so, non lo so, vediamo. Simone, vai. La sfera magica si trova già sul campo di Cagliari e sopra ad essa le mie mani svirgolano, sfarfallano e sgambettano per dire a voi, signore e signori, il risultato esatto della partita. Benvenuti nella terra delle fate che tessevano alla luce della luna sopra telai d'oro il filo della vita degli uomini. Narra la leggenda che ogni volta che il filo si spezzava, la vita di un uomo si spegneva. Siamo allo stadio di Cagliari, l'orologio dice ore 18, il termometro dice più 10 gradi e i tifosi del Cagliari dicono acciappai sanguidda po' saccoa, che sarebbe a dire acchiappare l'anguilla per la coda, da intendersi come un'impresa non semplicissima. Ed è un chiaro riferimento a quanto oggi sia difficile acchiappare, stringere e strozzare la squadra rossonera. E inizia la partita! Makumbu per il Cagliari salta, hop, 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 tre giocatori milanisti come Birilli, poi scarica per Zortea sul settore destro del campo, che sventaglia dall'altra parte del campo a cercare Lufumbo, che con un guizzo di testa riesce a tenere in campo un pallone che sembrava destinato al fallo laterale, poi serve Augello che la mette in mezzo all'area forte tesa e il colpo di testa di Piccoli punisce Magnan, 1-0 per il Cagliari. Ora il Milan si fa vedere dalle parti di Scufe con Capitan America Pulisic che lancia un pallone con lo stesso effetto del suo disco rotante a cercare Camarda in mezzo all'area che dà l'incornata vincente 1-1 e sarà felice il mio amico Matteo Mosconi. Pareggio, ma mancano, signori e signori, mancano ancora 6 minuti alla fine della partita. Attenzione, ancora il Milan con Chukwueze che salta da solo mezzo centrocampo, poi serve Leao, prova il tiro a giro, palo, capovolgimento di fronte, scappa Luvumbu insieme a Gaetano e Piccoli, 3-2, Gaetano, Piccoli, Luvumbu per il solitario, attenzione, Luvumbu, Luvumbu per il solitario Piccoli e la palla in rete. Alziamoci. Attenzione, ma non è finita la partita. Attenzione, non è ancora finita la partita. No, chiedevamo se c'era un VAR. E voi vi agitate, mancano 5 minuti. Fatemi fare la telecronaca degli ultimi 5 minuti. Ora il Milan cerca il tutto per tutto per pareggiare questa partita. E lo fa con il suo pupillo, con il pupillo di tutti i tifosi rossoneri, Leao, che parte praticamente, sale in cattedra e salta ben 3-4 giocatori, poi scarica per Pulisic che la mette in mezzo, attenzione ancora Leao e la palla in rete, e il 2-2, incredibile, ma attenzione, attenzione, l'arbitro è chiamato al VAR. Attenzione. Sai che sembri Pinocchio là nell'angolo? Anche qualcos'altro sembra. Lo dà. E il gol è convalidato! 2-2, attenzione! 2-2! Mancano 2 minuti alla fine della partita, sempre il Milan in avanti, attenzione! Ancora. Con Leao, messo giù, calcio di rigore! Calcio di rigore per il Milan! Attenzione, calcio di rigore. Io dico no, perché può essere l'ultima occasione della partita. Va sul punto della battuta proprio lui, Leao. Leao, prodigio dei milanisti, colui che i milanisti vogliono che si sblocchi una volta per tutte. Va sul dischetto per vincere questa partita. Attenzione, fissa l'arbitro, traversa fuori e finisce la partita. La sfera
magica ha decretato così il punteggio finale. Buonasera. Di 2-2. Paolo, a te la linea. Grazie, sì. Come si chiama? Simone, vai. Sulla terra risultati. Delle moeche, delle gondole, degli innamorati, Venezia Parma in gol, il Venezia con Nicolus e Caviglia, pareggio del Parma con Keita, Venezia in vantaggio con Hartz, pareggio del Parma con Somme, gol vittoria del Parma con Bonni, 2-3, Atalanta Udinese, il vantaggio l'Atalanta con Lukman su calcio di rigore, raddoppio dell'Atalanta con De Rune, terzo gol di Bergamaschi con Bellanova in mezzo rovesciato, 3-0, Fiorentina Verona, Verona in vantaggio con un gol di Rapina di Sar, pareggio la Fiorentina con Bove, porta vuota, ancora la Fiorentina in gol con Gozzi tedesco, tutto d'un pezzo, Roma-Bologna in gol, Fiorentina-Verona, quindi finita 2-1, Roma-Bologna, 3-1, Monza-Lazio, il Monza in vantaggio con il figlio d'arte dal colpo rimasto in canna, quel gol sbagliato contro il Milan, a porta quasi sguarnita, è arrivato oggi un'ovazione per Daniel Maldini, insomma, Monza-Lazio, 2-0, è finito anche il calcio minuto per minuto, a te la linea, Paolo. Grazie Simone Barbato, grazie Simo. Grazie, grazie a tutti. Ciao ciao. Ciao Marcello, grazie.